Rudy, la renna rapper di Babbo Natale, dedicato a tutti i bambini che hanno tanta voglia di crescere, diventare forti e felici, di Veronica La Rocca. Ormai erano le 17:45, la sera stava lasciando spazio alla notte e il vento provocava brividi di freddo al suo passaggio. Rudy era ancora seduto immobile sul prato innevato, vicino ai suoi più cari amici, Pingu, un pinguino molto saggio per la sua età, e Lily, una cagnolina affettuosa che invano provavano a rassicurarlo. «Perché pensi questo, Rudy? Provaci almeno», disse Lily, sostenuta dall'amico Pingu. «Forza, rientriamo o si preoccuperanno», disse il pinguino alzandosi rassegnato. I tre amici si incamminarono verso casa e furono presto inghiottiti dalla nebbia crepuscolare. Babbo Natale guardava le vivaci fiammelle zampillanti del fuoco del caminetto, acceso già da qualche ora, e sospirava soddisfatto delle fatiche della giornata. La sua sposa si affaccendava per la cena e spesso gli regalava i suoi dolcissimi sorrisi, rispettando il suo silenzio. «Dimmi, mami, come ti è sembrato Rudy oggi?» Il silenzio si interruppe bruscamente. «Nervoso, caro, molto nervoso. Non credi di forzarlo troppo con il fatto del campanello dei venti? Rudy è pronto, deve soltanto rendersene conto. Per questo gli ho chiesto di fare ciò che sai». Quasi la interruppe Babbo Natale. Il campanello dei venti era assegnato ai portatori adulti di Babbo Natale. Era ciò che occorreva ad una renna per volare. Il suo tintinnare richiamava i venti che con la loro forza sostenevano la slitta in cielo permettendogli la sua corsa. «Si sta facendo buio, perché non sono ancora rientrati?» disse Mami mettendo in evidenza delle profonde rughe sulla fronte mentre guardava fuori dalla finestra. «Tra poco è Natale, caro, spero che tu non lo sopravvaluti troppo!» e un'espressione di disappunto le apparve sul volto rattristandola maggiormente. La tavola che Mami aveva preparato era ricca di pietanze, l'appetito sembrava non mancare. Rudy era l'unico a cui le polpette speciali non facevano il solito effetto abracadabra. Anche Mami si accorse che le polpette preferite di Rudy non scomparvero magicamente dal suo piatto come sempre, così, mentre lo guardava con la tenerezza di una mamma, versando del latte nel suo bicchiere, le sussurrò: «Mangia, coraggio, che devi diventare la renna più bella che la Lapponia abbia mai visto!» Rudy, con un sorriso ironico, sembrava aver apprezzato l'incoraggiamento. Babbo Natale mangiava in silenzio, quando fermò la sua forchetta sul piatto e, alzando la testa, disse a Pingu e Lily: «Quindi oggi com'è andata? Rudy ha trovato qualcuno a cui dare un buon consiglio in previsione del Natale? Ha parlato con qualcuno?» Pingu e Lily subito si guardarono e, dando un'occhiata furtiva a Rudy, ritornarono a fissare il proprio piatto, farfugliando un verso che non ammetteva il no come risposta. Improvvisamente lo sguardo triste della piccola renna si riempì di ira e, alzandosi di scatto, facendo cadere a terra la sedia, esplose: «Ti ho detto che mi ridono in faccia appena apro bocca!» Un momento di intenso silenzio e rammarico avvolse la tavola. Mami a quel punto si alzò per seguirlo, ma Babbo Natale, con il cenno di una mano, le chiese di non farlo. Con un tocco accennato alla porta, Lily era entrata in camera di Rudy, che stava sul suo letto sprofondato nel cuscino. Si sedette accanto a lui, mise una zampina sulla spalla dell'amico e disse con un fil di voce, temendo una reazione: «Rudy, siamo tutti sicuri che non è intenzione di Babbo Natale metterti in difficoltà». A quelle parole Rudy strinse con più forza il suo cuscino. «Crede molto nel tuo coraggio», aggiunge con affetto l'amica. La giornata era piena di luce, la neve mattutina brillava e il cielo era sgombro di nuvole, permettendo al tiepido sole di risplendere su tutto ciò che toccava. Lily, Pingu e Rudy si erano incamminati per fare le commissioni che Mami aveva loro assegnato. Lily doveva andare dalla signora Brunner per prendere le uova, Pingu doveva passare dal falegname perché in fabbrica c'era un problema da risolvere con urgenza e Rudy doveva lasciare in chiesa l'abbigliamento pesante per i bisognosi in vista di un'annunciata ondata di freddo e neve. Rudy, durante il percorso, pensava come al solito a come dare risposte ad eventuali domande con gesti o brevissime frasi e per lui una frase in questo frangente era un sì o un no. Comunque, generalmente, se la cavava con un «ah, in risposta ad un saluto con un sorriso che mostrava in modo inquietante i bianchissimi denti proprio come se fosse dal dentista. Lily era quasi arrivata quando vide giungere la signora Brunner dall'orto mentre andava verso casa.
«Salve, signora Brunner. Mami mi ha mandato per le uova», si affrettò a salutare la cagnolina. «Certamente, piccola, entra pure». La signora Brunner era molto gentile, infatti anche questa volta, uscendo dalla stanza delle provviste con le uova, le offrì una bella ciambella ricoperta di glassa. Sarebbe bastata l'espressione estatica di Lily come dimostrazione di riconoscenza alla signora. «Grazie, signora, grazie», disse la cagnolina con occhi sgranati mentre afferrava la ciambella. «La prossima volta dovrebbe venire Pingu a prendere le uova, vero?» disse la Brunner accarezzando la testa di Lily mentre lei accoccolava il suo musetto nella sua mano. Mami aveva intuito le premure della signora Brunner dai battibecchi che si scatenavano in casa ogni volta che aveva bisogno di mandare qualcuno a prendere le uova. Per questo aveva deciso di mandarli in modo alternato, riportando la pace tra i suoi piccoli amici. Finita la ciambella e bevuto un bicchiere di latte, Lily salutò la signora Brunner e si mise in cammino verso casa, quando qualcosa attirò la sua attenzione. Era un bellissimo fiore, nato sull'argine. Non pensandoci poi molto, si arrampicò e lo raccolse. «Signora Brunner, signora Brunner!» corse Lily tornando sui suoi passi. «Dimmi, Lily, cos'è successo?» rispose la signora uscendo di casa accorata. «Niente, niente, ecco, lo prenda, è per lei!» rispose Lily col fiato spezzato dalla corsa mentre le porgeva il fiore. La signora Brunner esplose in uno dei sorrisi più belli che Lily le aveva mai visto. «Piccola, il mio angioletto!» e baciandole la testina aggiunse. «Va, adesso, altrimenti mami starà in pensiero!» e si salutarono. Pingu non sapeva proprio da che parte entrare. Il laboratorio del falegname era molto grande e aveva molte porte aperte per lasciare disperdere meglio gli odori delle vernici e delle polveri del legno che si sprigionavano nelle ore di lavoro. Chiamò forte, annunciando la sua presenza, e presto un uomo gli venne incontro. «Dimmi tutto, bimbetto», si avvicinò al falegname. «Babbo Natale mi ha detto di dirti che c'è un problema in fabbrica», e subito fu interrotto. «Andiamo, se Babbo Natale ha mandato te, significa che non può lasciare la fabbrica, e quindi il problema deve essere grosso», e uscendo continuò. «Seguimi, andiamo a vedere cosa succede laggiù». Il pinguino sembrava essere sbiancato, aveva capito le intenzioni del falegname, continuava a ripetersi che non sarebbe stato affatto prudente. «Forza, bimbo!» lo issò il falegname sul sellino della sua motoslitta senza aspettare repliche. L'angoscia di Pingu aumentò a dismisura, sapendo che non si sarebbe mai opposto per garbatezza. Mami diceva che bisognava sempre essere rispettosi con i grandi, ma a Pingu quanto costava essere obbediente in quel momento? Lui aveva il terrore di tutto ciò che si spostava senza zampe, mostri incapaci di provare compassione per chi ha paura della velocità. «Tieniti stretto perché la neve è fresca e il sentiero non è dei più facili, ok?» disse il falegname. «Sì, sì», rispose lui, con una faccia che non sembrava più la sua. A questo punto la sua preoccupazione era quella di come tenersi ben saldo su quel coso, considerato che madre natura gli aveva dato pinne quando gli avrebbero fatto comodo degli artigli. E se ciò non bastasse, adesso che il motore era acceso, sentiva anche un forte senso di nausea. Il falegname, mentre stava avviando la motoslitta, non si accorse che il pinguino gli teneva le pinne nelle tasche della giacca a vento. Non avendo avuto il tempo di pensare a qualcosa di meglio, quello fu per lui l'unico appiglio più ragionevole. Impossibile descrivere il terrore che si leggeva negli occhi di Pingu ad ogni balzo della motoslitta, che lo alzava dal sellino di almeno 20 centimetri. Sembrava perdesse un anno di vita. Il cuore di Pingu si poteva intravedere dal pulmino battere forte e salire ad ogni salto fino in gola per poi tornargli in petto. «Bene, siamo arrivati. Sei un ragazzo in gamba, mi hai obbedito senza far storie, non è facile essere così alla tua età», e con una pacca sulla spalla lo fece sentire come se avesse appena ricevuto una medaglia al valore. Rudy era entrato in paese. Decorazioni natalizie rallegravano alberi e balconi. Un'atmosfera gioiosa e serena lo avvolgeva. Entrando nel cortile della chiesa, Rudy aveva notato molte persone vicino al grande presepio allestito per il giorno di Natale. Era bellissimo, con tutte quelle statuine pronte a raccontare la loro storia ai visitatori. La renna trasportava un carrettino pieno di indumenti e cercava qualcuno a cui affidarli. Intravide tra la gente Suor Catherine. Era proprio la persona giusta. Rudy adorava Suor Catherine, era l'unica persona che, conoscendolo, non aveva mai accennato alla sua balbuzie. Sembrava non accorgersi che parlava, come se avesse perennemente il singhiozzo. Per non pronunciare il suo nome, si diresse a passo spedito verso di lei per farsi notare e non fu disatteso. La suora lo vide immediatamente.
«Ciao, Rudy!» e ovviamente lui rispose al saluto con quel sorriso che assomigliava tanto a una caricatura. «Vedo che Mami ha sempre un pensiero gentile per gli altri», continuò la suora. «E Rudy, sarai stanco con quel carico che porti dalla casa di Babbo Natale? Accidenti!» Quella era una domanda. Pensò e fece finta di rimestare nel carretto concludendo con un... «Scusami, ho visto una persona che mi stava aspettando. Vieni, dammi pure il carrettino. Seguimi, tesoro. Entra qui e mettiti comodo. Cercherò di non farti aspettare troppo», disse la suora. Rispose prontamente e si mise ad aspettare in una stanza dove al centro si trovava un grande tavolo di legno circondato da panche. Lungo le pareti scendevano festoni e vicino alla porta c'era un grande albero di Natale tutto addobbato e illuminato da centinaia di lampadine. Mentre ammirava l'albero, disse quasi sopra pensiero: Bello! E nel medesimo istante irruppe nella stanza suor Catherine. L'apparizione lo colse di sorpresa e dallo spavento prese una boccata d'aria rimanendo in apnea. «Rudy, scusami per l'attesa, ma credo di averne ancora per un po'. Puoi aspettare?» Lui rispose senza pensare. Sì, va bene. «Grazie, tesoro», gli rispose la suora. «Voglio farti conoscere una persona», disse mentre si allontanava. Mentre stava guardando l'albero di Natale, un brusio si faceva sempre più forte, fino al punto che ormai poteva distinguere la voce di suor Catherine, allegra più del solito, che si stava avvicinando. «Eccoci, Rudy, ti presento Francesco, è un ragazzo della casa famiglia di cui la parrocchia si occupa». Gli si parò davanti un ragazzino con un sorriso che la diceva lunga. Aveva i capelli rasati sugli orecchi e un ciuffo di capelli sbarazzino portato di lato. Aveva notato che indossava un suo vecchio maglioncino, per la verità era il suo preferito, quello con la vespa rossa stampata. Forse soltanto per quello gli stava già simpatico, ma lo stupore arrivò all'apice quando si presentò. Ciao, chiamami pure Chicco. Dandogli un piccolo pugno sulla spalla con un sorriso complice. Bene, quel che accadde da quel momento fu veramente sorprendente. La piccola renna spesso rimaneva stupita da come Chicco affrontasse con serenità la sua difficoltà nel parlare. Lui, come Pingu, Lili e i suoi amici, sembrava non si accorgessero delle sue balbuzie. Rudy non si era mai sentito così bene. Ringraziò tantissimo suor Catherine e venne a sapere da lei che erano stati Babbo Natale e Mami a insistere perché li facesse conoscere e questo ovviamente lo commosse tantissimo. Era vero, il babbo non voleva metterlo in difficoltà, ma dimostrargli che poteva affrontare qualsiasi cosa se lui per primo avesse accettato il suo piccolo problema, esattamente come faceva Chicco. I giorni passavano e il Natale si avvicinava. Babbo Natale e il falegname finalmente trovarono una soluzione per costruire un grande palco che doveva essere montato per la grande festa natalizia paesana. Mami e la signora Brunner preparavano biscotti e pasticcini per l'occasione, aiutate ovviamente dalla piccola Lily. Chicco, Pingu e gli altri ragazzi della casa famiglia stavano preparando il loro spettacolo d'animazione. Finalmente era giunta la vigilia di Natale, tutti i paesani erano in piazza del paese, le campane suonavano a festa, le luci di mille colori rendevano la sera vivace. Rudy aveva lasciato sul tavolo vicino al piatto di Mami e di Babbo Natale un bigliettino con una coccarda rossa, dove aveva scritto «Il mio regalo di Natale ve lo darò dal palco stasera». Pingu, Chicco, Lili, Rudy con gli altri ragazzi della casa famiglia erano saliti sul palco. Il paese li stava guardando e Mami e Babbo Natale erano rimasti attoniti vedendo i loro piccoli amici tra i ragazzini con cappellini portati al contrario e strumenti musicali. La sorpresa arrivò al culmine tra i presenti quando Fiocchetto si portò al centro del palco e si fermò di fronte all'asta di un microfono. Appena la musica iniziò, sembrava che il tempo si fosse fermato. Mami e Babbo Natale avevano gli occhi pieni di commozione. Di chi era quella voce? Rudy iniziò a cantare. Buon Natale, ragazzi, ve lo dico con affetto tra le righe di versetti che ho scritto di getto. Questa è la mia storia, aspetta, lo premetto, non riuscivo a essere felice, adesso lo ammetto. Balbettando ogni giorno sono cresciuto, ero davvero arrabbiato, che stress ogni minuto. Odiavo troppo la mia lingua, che si inceppava. Quando cercavo di parlare qualcuno mi scimmiottava. Poi un giorno il babbo mi dice vieni qui, ho bisogno di te, smetti di fare così. Non hai niente che non va, sei perfetto e sei in gamba più di altri, lo scommetto. Una renna portatrice vuol fare di me e il campanello dei venti vuole che ottenga, ahimè. Dice ora devi conquistarti un po' di rispetto.
perfetto e per questo non importa essere perfetto. Zampetto, rifletto, devo smettere di stare zitto. Mi sento già parecchio sconfitto. Ma dai, sono pieno di amici che mi vogliono bene. Per loro sono un freestyle, anche Mami lo sostiene. Poi una sera accade il paradossale, un balbuziente che Fico mi insegna a parlare. Suor Katrin mi ha fatto il regalo di Natale e adesso con Kiko ho imparato a rappare. Devi sapere, ciò che ora mi riprometto è di dirti attraverso questo motivetto, anche su di te qualcuno ha un bel progetto, non avere paura e diventerai un ometto. Tutti in paese rimasero estasiati, stavano assistendo a un miracolo. Ebbene, Kiko aveva rivelato alla piccola renna che cantando la balbuzzi scompare magicamente e attraverso una canzone anche i balbuzienti potevano parlare esattamente come tutti gli altri. Babbo Natale, con gli occhi lucidi, mentre lo stava ad ascoltare, si era sfilato dalla tasca il campanello dei venti, ormai di Rudy, e lo fece tintinnare. Un lieve vento attraversò la piazza. Il campanello si sollevò dalla mano di Babbo Natale andando verso il palco, mentre lui ancora cantava e gli si avvolse al collo. Tutto era così sereno, il più bel Natale di sempre. Gli applausi sembravano non finissero più. Rudy aveva uno sguardo fiero. Babbo Natale, seduto in prima fila con un sorriso, sussurrò alla nuova renna portatrice rapper: Felice Natale. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.